Network marketing, business di relazioni. Nello scorso video, network marketing, la ricerca dell'oro, abbiamo messo in evidenza, anche grazie a due testi straordinari, quali uno, il libro di John Kalensch, Raggiungete la vostra forma migliore nel multilevel marketing, e il secondo, Il business del XXI secolo di Robert Kiyosaki, che espandere questa attività significa innanzitutto cercare ricchezze che già esistono. Il multilevel marketing è un'opportunità innanzitutto perché hai la possibilità di allacciare nuove relazioni con le persone, creare ponti, legami. E se vuoi essere pagato dal partner commerciale scelto, è proprio quello che è necessario tu faccia. A questo proposito ti può essere utile riguardare il video Network marketing, sponsorizzare altre persone, in cui si afferma che creare nuove relazioni richiede attenzione nell'attivare nuove conoscenze, costanza nel mantenere il nuovo rapporto, ascolto della persona per intercettarne i bisogni, in modo da far incontrare la persona con l'opportunità nel suo momento giusto, non nel tuo perché vuoi fare una nuova qualifica. Attenzione, costanza e ascolto richiedono impegno e tempo. Quindi il network marketing non ha nulla a che vedere con l'iscriversi a una piattaforma social, chiedere moltissimi collegamenti e mandare messaggi privati per invitare una persona ad ascoltare l'attività senza aver nemmeno letto il suo profilo. Allora, io in particolare mi riferisco a LinkedIn, dove la mia presenza è quotidiana e dove pubblico anche questi video. E spesso ricevo inviti a informarmi su questa opportunità. Benissimo, grazie mille. Ma su LinkedIn, nella headline, nelle informazioni, nel video messo nella sezione in primo piano un'educatrice nel network marketing e nella pubblicazione delle attività è visibile di cosa mi occupo. Ricevo ogni giorno inviti anche per valutare altre opportunità. C'è di tutto. Ma ora soffermiamoci sul network marketing. Guardiamo insieme qualche esempio. Ciao, guardavo il tuo profilo e mi chiedevo se potevi essere interessata a valutare il business del network marketing. Allora, mi fa molto sorridere, ma questo è un messaggio privato che mi è arrivato un po' di tempo fa. Uno dei tanti, Seleziono il vincitore. Alice Marmieri ha fatto un post su LinkedIn in cui afferma: lo dirò ancora una volta, LinkedIn è il social delle relazioni. L'esempio che ho fatto prima nel modo di approcciarsi non porta a risultati né su LinkedIn né nel network marketing. Sei su LinkedIn per conoscere altre persone e guardare, leggere il loro profilo, leggerlo sul serio per interessarti a quello che loro fanno e non per portarle dove vuoi tu. Solo poi ci può essere una condivisione di obiettivi, ma innanzitutto sei su LinkedIn per instaurare nuove relazioni con persone che possono svolgere la tua professione o anche professioni diverse, relazioni prima ancora che collaborazioni. La nuova relazione la instauri interessandoti sinceramente ai contenuti altrui. E la prima cosa è sapere di cosa una persona si occupa o quantomeno averlo letto. Questo significa guardare il profilo. L'interazione con i contenuti altrui tramite i commenti e la pubblicazione di post in cui porti valore agli altri tramite la tua professione rappresentano i primi passi per essere riconosciuto
come competente nel tuo settore. Dopodiché, una volta che sei entrato nella memoria delle persone, saranno loro a venirti a cercare in base alle loro necessità. Può essere che su 100 messaggi mandati a caso, due persone vengano a valutare la tua proposta, ma le fondamenta vanno posizionate ben solide fin da subito. Le fondamenta solide nel network marketing sono l'attenzione e il riconoscimento dell'altra persona, l'ascolto. E se non sai nemmeno di cosa si occupa, non la puoi riconoscere. Anche nella vita quotidiana è così. Le persone sentono se siamo interessati a loro o le usiamo come mezzo. E nel marketing di rete, ciò che ti porta a raggiungere i tuoi obiettivi è averli chiari, ma quando ti trovi davanti all'altra persona, te ne devi quasi dimenticare per fare spazio ai suoi obiettivi, capire quanto li vuole veramente raggiungere e mostrare concretamente come l'attività diventa un mezzo per raggiungerli. Mettendo davanti i suoi obiettivi, in automatico raggiungi i tuoi. Chiudiamo questo video con il sorriso, l'arma più potente tramite cui potrai raggiungere ciò che vuoi. Grazie a un post di Luca Altimani. No, davvero, sto bene così. Io che rispondo all'ennesima proposta di network marketing. Certo, direi che la risposta è in linea con il modo in cui è stata fatta la proposta. Sono pienamente d'accordo con questo post, anche perché siamo ospiti di LinkedIn e come tale è necessario comportarsi, essendo disposti innanzitutto a comprendere come ci si muove su LinkedIn, quali sono le buone pratiche che la piattaforma ci suggerisce. Le persone disposte a insegnarlo ci sono. Non faccio nomi, altrimenti qualcuna la dimentico di sicuro. E a non avere fretta, che è sempre cattiva consigliera. Non sui social, sai che avevo il telefono con la ruota fino all'altro ieri, ma questo atteggiamento non produttivo l'ho avuto anch'io. Ad esempio, quando invitavo a valutare l'attività, molte persone che mettevano annunci sui vari portali di ricerca di lavoro. La risposta era sempre quella messa in luce da Luca Altimani. Dopo aver guardato il video, ti invito a farti sentire nei commenti. Per contenuti di questo tipo sull'atteggiamento nel network marketing, potresti chiedermi il collegamento LinkedIn, meglio se con una breve nota, e seguire i miei due hashtag cambiamente e educatrice networker. Infanzia e network marketing sono collegati infatti a filo doppio con quell'atteggiamento potenziante che crea comportamenti funzionali indipendenti dai settori. YouTube, puoi iscriverti a questo canale e a quello Luciana Pellizzato Cambiamente, attivando la campanella. Entrambi trattano un argomento cruciale, l'atteggiamento. Ti ricordo inoltre la newsletter del giovedì, Luciana Pellizzato Cambiamente. Trovi il link in descrizione per compilare il form utile alla tua iscrizione. Trovi anche il partner commerciale scelto perché potresti volerlo conoscere. Ti do appuntamento tra 2 settimane con il nuovo video e la relativa anteprima.